speciale TOSM ITM 2011. Abbiamo la fortuna di avere con noi l'assessore Ida Vana, grazie assessore per essere con noi. Grazie a voi. Ha già avuto modo di fare un giro all'interno dei tantissimi stand del TOSM? Un giro veloce il giorno dell'inaugurazione, adesso un giro un po' più approfondito per andare a trovare le aziende. Abbiamo parlato molto di tecnica, di tecnologie, di innovazione, non soltanto tecnologica ma anche di processo, innovazione, questa parola che continuiamo a ripetere e che qualcuno, lo stesso Rifkin l'altro giorno, diceva da non immaginare e pensare innovazione uguale risparmio. Ecco, l'innovazione è sicuramente, può essere sicuramente risparmio, sinergie, ma va pensata, e lo dico soprattutto dal punto di vista politico, con un altro spirito. Sicuramente, innovazione è fare portare valore aggiunto, quindi investire, creare, realizzare e poi offrire al mercato. L'innovazione chiaramente deve saper leggere e cogliere i bisogni della collettività, i nuovi bisogni che sono fortemente diversi dal passato, e io credo che proprio da questo settore, che è trasversale a tutti gli altri, possano partire e stiano venendo fuori le migliori eccellenze che il territorio sa esprimere. Ecco, le istituzioni sicuramente si stanno adeguando, questa mattina abbiamo parlato anche di accessibilità dei siti, perché persone magari portatori di handicap hanno difficoltà nel navigare, nel leggere praticamente e navigare nei siti, e quindi le istituzioni in questo hanno un compito importante di essere in prima linea proprio per rendere il più possibile alla portata di tutti le informazioni. La provincia lo è particolarmente, anche perché noi diamo dei servizi online, soprattutto legati al lavoro, che necessitano la piena fruibilità da parte di tutti, e quindi è chiaro che qualsiasi anche opinione o idea o anche mancanza, carenza che oggi possiamo non aver letto, ci deve trovare attenti interlocutori, perché esiste l'obbligo, anche se dovrebbe essere una cosa naturale, della piena accessibilità di tutti i dati. Ecco, l'innovazione e le tecnologie hanno aiutato molto anche nell'ultima emergenza legata al maltempo, ne abbiamo parlato con l'assessore all'ambiente, dalla possibilità di prevenire, dalla possibilità di monitorare e soprattutto di comunicare. Sicuramente sì, è importante informare in modo corretto, ma soprattutto coordinato. Io credo che proprio la settimana in cui la nostra provincia è stata colpita, le istituzioni abbiano saputo rispondere bene e in tempo all'emergenza che abbiamo avuto. Ecco, il suo assessorato, a proposito di innovazione, possiamo citarne una che ci tiene particolarmente a segnalare? Ma io segnalo la misura che proprio il mio assessorato ha messo in essere sulle reti, sulle aggregazioni, perché riteniamo che di fronte a imprese troppo piccole, a un mercato internazionale, la via maestra per poter competere sia aggregarsi insieme per crescere. Ecco, questo lo sento dire molto spesso, quindi probabilmente è proprio un po' la chiave di lettura, no? Anche per superare la crisi attuale e che comunque per fare dei passi in avanti e far progredire sempre di più le proprie aziende e dare la possibilità di sviluppo. Sì, si sente dire spesso, ma oggi noi siamo l'unico ente istituzionale a livello nazionale, l'unica provincia ad aver creato una misura, un bando ad hoc a sportello, disponibile già alle imprese che oggi dimostrano la volontà di poter creare rete, di fare rete, quindi di lavorare insieme anche su mercati diversi. Nota dolente, dal punto di vista economico ci sono abbastanza risorse per innovare? Questo dipende, perché la ricerca, l'innovazione dovrebbe essere coordinata anche con tutte le misure che abbiamo a livello nazionale. Auspichiamo però che il nuovo ministro, di concerto anche con il ministro allo sviluppo, sappiano indirizzare non a pioggia ma su progetti di eccellenza e soprattutto su settori dove si ritiene che l'Italia voglia investire e che quindi possano anche in qualche modo essere recuperati dalla nostra provincia. Speciale TOSM ITM 2011. What's on?